era un uomo, come si può dire, un burbero, un finto burbero, in realtà una persona generosa, una bruttissima perdita non solo per la casa editrice, per la cultura italiana e, se posso permetterlo, anche per me. Ecco, questo è quello che Ok. così a botta calda mi sento di dire. La voce rotta dell'emozione per ricordare un amico prima che un editore. Le parole di Massimo Fini sintetizzano bene lo stato d'animo per la scomparsa di De Michelis. Scrittore e giornalista controcorrente, penna tra le migliori degli ultimi decenni in Italia, Fini era uno degli autori più amati dal presidente di Marsilio. Cesare era uno degli uomini più colti che io abbia conosciuto. Mi ricordo che alle volte gli ho suggerito qualche autore e lui, sia che accettasse la proposta, sia che non accettasse, rispondeva sempre con una risposta motivata, cosa che nessun editore oggi fa più. Con Cesare De Michelis scompare un grande veneto e l'omaggio del governatore Luca Zaia. Il suo nome è sinonimo di industria culturale, quella vera e di capacità di visione. Il Veneto perde un grande uomo di cultura dagli interessi poliedrici, capace di guardare in faccia il futuro e di anticipare i tempi. Ci mancherà e lo ricorderemo con rimpianto, annuncia il prossimo 22 settembre a Treviso, alla consegna del premio Parise, di cui presiedeva la giuria. Lo ringrazieremo ancora una volta. Il cordoglio è anche del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. La nostra città oggi dice è triste perché ha detto addio a uno dei suoi rappresentanti più illustri. Per il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Riccardo Franco Levi, abbiamo perso un maestro che ci ha dato una lezione di qualità, indipendenza e grande passione. Un veneziano europeo di idee e di opere, secondo lo scrittore politico Gianfranco Bettin. Un socialista laico e senza pregiudizi, con cui discutere e confrontarsi era sempre stimolante e utile, un impegnativo piacere politico e intellettuale. Perché la mente aperta era il suo più grande dono. Molti dei miei libri, le tesi che c'erano, lui non le approvava per niente, ciò non gli impediva affatto di pubblicarli.